American Akita, Alaskan Malamute, Pharaoh Hound, Samoyedo, Siberian Husky. Akita. Podenco e Bithenco a pelo corto. Cane nudo messicano grande. Boschpitz. La Pincoira. Chikoku. Thai Ridgeback. Okay. Kisu. Lapund, Swedish Lapund. Kaiken. Lapin Porokoira. Thai Bankyu. Ciao ciao. Shiba Inu, Shiba. Basenji. Cane nudo peruviano, Peruvian Orchid Medio. Cerneco dell'Etna. Cane nudo messicano pequeño. Spitz dei Visigoti. Volpino italiano. Spitz medio. Spitz piccolo. Spitz piccolo nero. E Pomerania. Ringrazio il Samoyedo che lascia il ring perché è l'handler che lo conduce, conduce anche i cani del nostro giudice, grande sportività, grazie. Un quinto raggruppamento molto nutrito. Cani di tipo Spitz primitivo, a seconda che abbiano una folta copertura o abbiano il pelo corto. Vedete le orecchie piccole a punta, il muso a punta e dà il nome appunto al raggruppamento stesso che è Spitz perché significa cuneo. Rarissime in Italia, vedo almeno qualche razza come, nell'ordine in cui sono disposti. Hokkaido, Kishu, Lapun. Ah, tra l'altro abbiamo anche, visto che siamo sotto Natale, se non ricordo male, eccolo là, il Lapinkoira, il cane da renne della Lapponia. Abbiamo il Kaiken molto raro, altro cane da renne della Lapponia, Lapin Porokoira. Dalla Thailandia il Thai Bankyu. Ed è ora il momento di una prima selezione a partire dall'Alaskan Malamute. Siberian Husky. Akita. Xalo Standard. Ciao ciao. E il Pomerania. Grazie mille a tutti gli altri vincitori di oggi, migliori soggetti del quinto gruppo. E vediamo ora in movimento i sei selezionati a partire dall'Alaskan Malamute. Alaskan Malamute, razza americana, originaria dell'Alaska, porta il nome della tribù Inuit che lo ha selezionato, i Malamute, una tribù eschimese, è una razza selezionata per il traino pesante, razza molto potente, è una delle razze storicamente impiegate anche nello sled dog. Alaskan Malamute, Adenchi Winner 2023. Siberian Husky.
razza anche in questo caso statunitense. Siberiana nel nome perché deriva da cani di ceppo Laika, sono razze tipiche della Siberia e della Russia. Portate in Alaska per la corsa all'oro, la mole è più contenuta, la velocità è più elevata e il peso trainato è più leggero. Siberian Husky. Husky è qualcosa di tagliente roco e legato all'ululato con cui comunicano spesso i cani di questa razza che difficilmente abbaiano a lungo. E questo ci riporta alla primitività di queste razze. Akita, questa razza giapponese porta il nome di una città, di un distretto, è monumento nazionale dal 1937. È una razza che è diventata famosa grazie al film Hachiko con Richard Gere. È il cane dei samurai. Dal Messico, il Chole Chiquintli Grande, razza di origine precolombiana, ritenuta sacra. Infatti il nome originale Xolot lo riporta quale sacro al dio della morte, aveva il compito di accompagnare le anime dell'aldilà. Le razze primitive svolgono un po' tutti i compiti per cui sono stati selezionati i cani in maniera non super specializzata, fanno un po' di guardia, un po' di caccia, eccetera. La mutazione che porta ad avere l'assenza di pelo sul corpo è una mutazione totalmente naturale, non è stata indotta dall'uomo, tra l'altro una mutazione dominante. Razza molto antica è quella del Chow Chow, originario della Mongolia. Razza britannica di origine cinese, quindi. Ciao ciao! Pensate che il nome deriva da uno slang di battuta nei confronti di ciò che proveniva dalla Cina in inglese. Ed ora sul tavolo il più piccolo tra le razze, la più piccola tra le razze del quinto raggruppamento è lo Spitz nano o Zwergspitz, eccellente guardiano avvisatore. Spitz nano, conosciuto anche come Pomerania perché negli Stati Uniti questa razza si chiama Pomeranian. Invito sul podio per la premiazione il consigliere Mostura.
Tra poco sapremo quale sarà il nostro nono finalista, se non ho tenuto male i conti. Quinto raggruppamento, cane di tipo spitz e primitivo. Il nostro giudice Pierluigi Buratti ringrazia tutti i partecipanti, i nostri finalisti di raggruppamento. E stiamo quindi pronti. Metto di fianco alla dama. No, Mauro, mettiti qua. Al terzo posto chiamiamo il Pomerania. Al secondo posto. Non posso fare la battuta perché penso sia straniera la handler, comunque Siberian Husky è stato il mio primo cane d'esposizione ed era proprio di questo colore. Al primo posto e rappresenterà i cani di tipo spitz e primitivo al Best in Show finale, il Ciao Ciao! Ciao. Anche in questo caso, profilo genomico completo offerto da Inci Servizi Vettogene. My Dog DNA per Inci Servizi. Se i conti tornano, siamo pronti per l'ultimo raggruppamento. E siamo pronti per il nono raggruppamento, quello dei cani da